Roma si prepara al Giubileo e dopo gli attentati di Parigi la sicurezza in Vaticano aumenta. Sul piazzale molte camionette dei carabinieri, della polizia e agenti in borghese. Siamo andati a San Pietro per sentire cosa ne pensano i turisti e i romani. Si sente sicuro qui in Vaticano? Sì, mi sento sicuro. Anche dopo quello che è successo a Parigi? E altrimenti non sarebbe vivere poi, quindi va bene così. Pensa che siano state rafforzate le misure di sicurezza? Le vedo un po' rafforzate, pure perché c'è il Giubileo, quindi sarà per quello, penso. Non possiamo dire in nessuna parte del mondo che c'è sicurezza, però sicuramente qui verrà fatto tutto quello che serve per non reprimere e per non cambiare le nostre abitudini. Quando vogliono colpiscono, se non colpiscono perché ancora non vogliono, quindi... Vengono sulle piazze, che pensi che il piano di polizia vengono qui? Vanno in periferia come è successo ai bar, ai locali, in Francia, a discoteche, e che sono morti da serie C, che tutta Roma è blindata. Vediamo un po' quello che succede. E c'è anche chi è preoccupato per il restyling promesso per il Giubileo, per il turismo in calo e per il poco lavoro. Ma penso che non è pronto niente. Il Comune di Roma ormai, fino a, col nuovo sindaco messo lì, ancora hanno stanziato solo qualcosa, ma ancora non lavori niente. Ma c'è meno gente, i turisti penso sono un po' preoccupati. Anche i romani sono un po' preoccupati, secondo lei? Sì, pure perché vedono tanta polizia in giro, carabinieri, forze dell'ordine in quantità, specialmente qui che si vive qui in zona San Pietro. Beh, diciamo che innanzitutto comunque stiamo qui a San Pietro, non è che ci sia tutto questo grande lavoro ancora, basta pensare che lì c'è il parcheggio, insomma ci stanno 500 macchine. Speriamo che per questo Giubileo dell'8 dicembre un po' si riapre il lavoro, però con questa paura pure magari tra attentati e via discorrendo, non so quanta gente verrà.